Assessore, ci sono i fondi per Capocolonna, la consigliera regionale Sculco ha detto che in ritardo è il comune, perché per il resto, per quanto riguarda l'erosione e tutti i problemi, c'è già una somma disponibile per evitare un ulteriore danno. No, il comune non è in ritardo. C'era 1,8 milioni che era stato già stanziato per fare dei lavori su, come barriera soffolta, prima naturalmente degli eventi del 20-22 novembre scorsi. A seguito di quegli eventi è intervenuta la Protezione Civile, sollecitata dall'ex sottosegretario ai beni culturali dell'epoca, che era l'onorevole Anna Lauro Rico. La Protezione Civile ha rilevato la pericolosità, insomma, la situazione abbastanza grave, e ha messo a disposizione un altro 1,4 milioni per un totale di 3,2 milioni. Queste sono, diciamo, la situazione e la prassi con cui si è arrivati a questi stanziamenti. Visto che già la Regione Calabria aveva già avviato un progetto con uno studio, ha affidato lo studio per intervenire con la prima tranche dei finanziamenti, ci è sembrato opportuno, visto che il progetto deve essere unico e bisogna anche concordarlo anche col Ministero, col MIBACT, che aveva già pensato a fare un piccolo intervento di circa 300.000 euro come somma urgenza, di continuare nei tavoli tecnici, di dare il nostro apporto e la nostra collaborazione, ma di demandare la progettazione, come è logico che sia, visto che era già iniziata, era stata già in una fase preliminare, affidata a questo studio di progettazione, continuare su quella strada. Certamente col nostro contributo, perché l'ultimo tavolo tecnico che abbiamo partecipato è stato quello del 6 luglio, dove ci hanno presentato il master plan e il resoconto degli studi che erano stati fatti sul Motondoso e sulla situazione del dissesto da parte dei progettisti che avevano l'incarico di farlo, con il contributo anche della Regione Calabria. È chiaro che la regia è della Regione Calabria, i soldi sono della Regione Calabria e il Comune deve stare attento e sollecitare, come abbiamo fatto dall'inizio, il loro intervento. Avevamo chiesto la somma urgenza. Ma vista la peculiarità dell'area, vista la difficoltà di intervenire senza un impatto consistente e per limitare i danni anche alla Poseidonia, perché è area marina protetta, quindi di non creare ulteriori danni, ci è stato consigliato di attendere, di pazientare un attimo, sempre con i giusti tempi, ma di procedere a uno studio più ampio e con la consulenza anche dell'Università della Calabria, avere più dati possibili prima di intervenire. Abbiamo concordato in questo tavolo che il miglior modo di intervenire non era più la barriera soffolta, anche perché creava dei danni alla flora marina, ma con una barriera radente, con massi naturali, quantomeno quelli in elevazione, e magari artificiali, con la fattezza di naturali, quelli in immersione. Siamo arrivati a questo punto, che ci è stato presentato questo progetto e noi lo dovremmo di nuovo valutare perché aspettiamo il definitivo. A breve pensiamo di essere di nuovo convocati dalla Regione Calabria e c'è anche un tavolo che è stato istituito, un protocollo dal Ministero. Quindi noi siamo parte attiva, ma non potevamo, come devo dire, subentrare alla Regione Calabria o integrarci con una progettualità separata. Perché l'intervento deve essere organico e il progetto deve essere unico, solo questo.